Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova puntata della storia della mia vita. Oh, finalmente, scusate se vi ho fatto aspettare, però mi stavo un po' preparando. Ho avuto, diciamo, un po' da fare, stavo preparando il look. Infatti, guardate, il look è un po' dark. Perché questo look è dark? Perché purtroppo oggi andrò a toccare un argomento un po' spinoso. Ora, direte, oh, cosa c'hai da dirci? Ci hai detto tutto, ci hai detto quasi tutta la tua vita, ancora cosa vuoi rompere le scatole? Purtroppo questo video se ne avranno male molte donne, ma devo raccontare, mi è quasi d'obbligo, il mio rapporto difficile con, non dico tutte le donne, però quasi. Allora, innanzitutto io ritengo che ci siano donne di serie A, diciamo, e donne di serie B, per non di Z, diciamo donne con la D maiuscola e donnette da quattro soldi. Questo perché? Non è perché io sono misogina, anzi, cioè io chiaramente sono una donna anch'io, però purtroppo è nel corso degli anni molte donne non mi hanno mai riconosciuto come membro del loro stesso sesso. Potrei citarvi alcuni episodi e tanto per rompervi ulteriormente le scatole lo voglio fare. Tipo, per farvi un esempio, quando ero dalle medie fino alle superiori, quando c'era da andare in palestra, io, anche se sono una donna, se sono femmina, ho tutti gli attributi al posto giusto, però non mi facevano entrare negli spogliatoi. E voi pensate, uno quando è piccolino come ci deve rimanere? È vero che sono sempre stata un po' un maschiaccio, perché, e ne vado fiera, perché mi è sempre garbato Mazinga e i manga, e insomma tutte le cose da maschi e i videogiochi. Però anch'io sono una donna, voglio dire. E tutt'oggi incontro difficoltà, perché sinceramente non mi sento una donna come ne vedo tante in giro, scusate. Prima cosa, non sono una patita dei trucchi, non sono una di queste che si caricano tutte con queste maschere e ci spendono le ore a truccarsi, a farsi le creme e il fondotinta e la crema per le rughe. Insomma, io non mi sento parte di, diciamo, di questo gruppo di donne qui. Poi ci sono anche tante donne che ammiro e stimo, chiaramente. No, tante no, però diciamo alcune si salvano. Purtroppo mi rincresce dirlo, ma anche tra donne disabili noto parecchia invidia. E come diceva un mio caro professore, che saluto, e poi magari farò il nome ora, purtroppo la cattiveria di alcune donne è uno dei mali più grandi dell'umanità, mi spiace dirlo. Però vedo tanta invidia, tante maldicenze e sinceramente non mi va di farne parte. Ora, vabbè, ora la faccio un po' breve perché se no ho fatto una testa così, per dirvi un'altra. C'è sempre questo stereotipo che la donna deve essere in un certo modo e che se non sei in quel modo lì, non fai parte del genere femminile. Oh, io ho sempre detto, meglio essere se stessi che essere una donnicciola che non capisce niente. Alla prossima. Ciao e tanti saluti.